fra le donne.
Intanto ricordiamo che da quando tu sei nata alla fede non hai un nome solo, ne hai tre nomi, che non sono quelli che sono scritti nel libro del battesimo, sono dei nomi simbolici che indicano il mistero della tua persona. Allora, il primo nome è quello che abbiamo per battesimo, ognuno sa il suo, quindi siamo Meteo, Corinto, eccetera, eccetera. Il primo nome lo sappiamo. Poi ci sono altri due nomi simbolici che non consideriamo tanto, ma sono importantissimi. Il primo è figlio di Eva. Io sono figlio o figlia di Eva. Spiegherò. Poi il terzo nome, che è quello bello, figlio di Eva non è molto bello, ma ce l'abbiamo. Il terzo nome è figlio di Maria. Figlio di Maria. In questi tre nomi è racchiuso il mistero della tua persona. Man mano che tu comprenderai questo, crescerà la pace nel tuo cuore, perché ti riconcilierai con te stesso. Certo, intanto che noi sappiamo solo il nome, il primo nome, in cui tutti ci chiamano, siamo un po' che De Max, prendo in prestito da lui questa cosa, che se non sarebbe tanto d'accordo, siamo un po' alienati. Sapete che Max parla molto dell'alienazione sociale, lavorativa. Siamo alienati da noi stessi, dal mistero profondo del nostro cuore, perché noi siamo Medeo, vita, eccetera, questo nome è importantissimo perché indica la nostra originalità, irripetibile, però non basta, perché la gente ha altri due nomi, figlio di Maria, figlio di Eva e figlio di Maria. Però adesso facciamo un piccolo credo sul mistero della nuova persona. Io prima di voi lo dico a me. Io sono. Io sono. Amedeo, figlio di Eva, figlio di Maria. Ripetiamo, perché attraverso una piccola porta per entrare nel mistero della nostra persona. Io sono Amedeo, figlio di Eva, figlio di Maria. Ecco, adesso con l'aiuto delle letture spiego un po' questo, perché da questa coscienza possiamo cominciare una tappa di cammino nuovo verso Dio nostro Padre. Allora, l'aiuto di queste letture, in un certo senso, anche se voi non siete accorti che ci vuole molto di studio, la più importante è la seconda, questa lettera agli Efesini, perché dice qualcosa sul disegno che Dio Padre ha su di noi, sul grande disegno. Noi abbiamo un disegno per avere il progetto, però la trovo con perfezza, perché si tratta di un sogno, di un desiderio, come quando per esempio un genitore, una mamma, un papà, concepisce il figlio, ha un sogno su di lui, non è solo un progetto, è un sogno, un desiderio di bene, felicità, desideriamo diciamo di bene per i nostri figli. Ecco, quel desiderio è una cosa importante perché è una immagine del cuore di Dio Padre verso di noi. Quando Dio Padre si concepisce in una certa famiglia, in un certo contesto storico, ha un desiderio verso di noi ed è espresso in questa lettura che abbiamo sentito. Dio Padre desidera che noi siamo santi e immacolati al suo cospetto della carità. Diciamo una volta, come ci vuole Dio Padre? Santi e immacolati al suo cospetto della carità. Questo desiderio di una vita bella, bellissima, felice, piena, libera dal male, Dio Padre ce l'ha per ciascuno di noi. Non ci ha
un esempio concreto, diciamo visibile in un certo senso, di questo sogno di Dio. Nell'Immacolata, Maria Immacolata, Dio fa vedere a noi che siamo credenti, che siamo discepoli di Gesù, fa vedere qual è il suo sogno, realizzato in una persona, una persona concreta, una persona umana. E il fatto che lei è concepita Immacolata fa vedere dove Dio Padre ci vuole portare. Noi non partiamo per Maria del mondo perché siamo figli di Eva e non è vero, ma diventeremo simili a lei. Quindi c'è questo grande sogno di Dio Padre su di noi, e bisogna che tu, per capire questo, vedi un po' a stare lo sguardo. Se tu guardi sempre per terra, nell'insieme delle occupazioni che avvengono, ti sfugge proprio questo. Mi viene in mente una cosa che mi ha tanto aiutato come figlio. Quando io sono stato cambiato qui da Vescovo dei Monizi nel 2000, per dicembre così non tanto limpide, e andai una volta a Sant'Antonio, c'è un nostro parere con cui io ero conosciuto che si chiama Michele Ferrara, lui ha capito che la cosa mi ascolta, era nel consiglio, eccetera. E è venuto vicino a me, non ha fatto tanti discorsi, mi ha detto, a me è vero, guardiamo in alto. Guardiamo in alto. Noi per, come si dice, prendere coscienza di questa grande diamante di Dio, dobbiamo guardare in alto, e la Madonna ci aiuta. Se voi guardate per esempio questa statua che c'è qui alla mia sinistra, tante statue sono così, e la Madonna che guarda in alto, e non perché non si importa di noi, ma perché vuole aiutarci ad alzare lo sguardo verso Dio, verso Cristo. Secondo, adesso andiamo alla prima lettura. Questo disegno di Dio ha avuto uno shock, un evento traumatico, terribile, che è raccontato nella prima lettura con un linguaggio simbolico, quello che noi chiamiamo peccato originale, che vuol dire anche il peccato originante, perché da questa stortura ci sono venute tante altre. E la lettura, senza parlare della disobbedienza di Adamo e di Eva, però fa vedere l'effetto principale di questa disobbedienza, diffidenza, che cade soprattutto una diffidenza verso Dio, non fidarsi di Dio e della sua parola. Qual è l'effetto? Che mentre prima Adamo ed Eva andavano incontro a Dio con gioia, un figlio che va verso il padre amato, dopo il peccato non ci va più incontro, ha paura di Dio e si nasconde. Per fortuna Dio Padre non è permaloso, sa il dramma dei suoi figli, e lui fa il primo passo, va a cercare Adamo e lo chiama, mentre Adamo si nasconde, vorrebbe lo sentire, lo passa. Adamo, dove sei? Non è una domanda logistica, perché Dio Padre sapeva dove era. È una domanda per scuotere la coscienza di Adamo. Come ti sei ridotto? Come ti sei ridotto? Che cosa hai combinato? Difatti, Adamo che risponde, sono qui, dice, ho sentito la tua voce, ho avuto paura e mi sono nascosto. Lì c'è tutto l'effetto del peccato, e se tu guardi dentro di te, vedrai che quando fai il male, qualcosa del genere che succede, non vai più incontro a Dio, quasi ti nascondi.
peccato e noi ereditiamo nella nostra umanità qualche cosa di quello che è successo ai tuoi genitori. Capita più o meno come capita quando i genitori sono malati, capita, no? Che si trasmette ai figli a volte una costituzione malata. Capita. A livello spirituale passa questo, che l'eredità spirituale dei progenitori passa ai figli. Infatti il racconto finisce che Dio ha avuto da vedere Israele e la madre di tutti i viventi. Per dire che cosa? Non che fisicamente sono tutti figli suoi, ma che nella umanità ereditiamo questo cuore malato, più che malato, diciamo incapace di una relazione filiale con Dio. Ecco, questo è il dramma. Però per fortuna Dio non abbandona la sua creatura, non abbandona il suo sogno. Attraverso Gesù e Maria introduce nella storia una potenza di resurrezione, di cambiamento, per cui noi non restiamo figli di Eva, ma diventiamo figli di Maria. E in questo c'è la nostra possibilità di vita nuova e di camminare verso Dio Padre. Anzi, alcuni padri della Chiesa dicono che Dio Padre, intervenendo contro il male, non ristabilisce le cose come prima nel peccato, ma le porta a un livello infinitamente superiore. Infatti nella seconda lettura si dice anche che noi diventiamo figli e siamo pure eredi, cioè la vita stessa di Gesù passa in noi. Allora, concludo. Insomma, di approfittare di questo giorno per iniziare un cammino più cosciente, più spedito verso Dio Padre. Mi viene un canto, non so se mi potesse aiutare, c'è un canto di Domenico, come ti chiami, scusa, soltanto? Daniela. C'è un canto di un salesiano che si chiama Domenico Moghetta che è intitolato così: apri le tue braccia, corri incontro al Padre, oggi la sua casa sarà in festa per te. Come facciamo a fare questa corsa? Ci facciamo aiutare da Gesù e da Madonna, che loro sono la via, e poi dal punto di vista pratico, come ti credo, andrà veloce se stai ferma nell'attimo presente. Vivere la giornata attimo per attimo, pensando al Padre e facendo la sua volontà, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le cose, tanti attimi pieni della volontà di Dio. Concludo con una cosa bella che ho sentito questi giorni di Carlo Acutis, mi pare che qui in parrocchia devono fare qualcosa. Quando sarà questo? Scusate la parentesi. Devono fare un momento in onore di Carlo Acutis in parrocchia. Fra qualcuno sta con me? No, lo cerchiamo dopo. Comunque, lui ha detto, l'hanno scritto pure, poco prima che lui morisse, queste parole.